Ma io vedo che negli altri paesi i soldi stanziati arrivano, da noi non arrivano. Strano, no? È una cosa curiosa. Allora, mettiamo che adesso sia per l'inesperienza, la burocrazia, condivido le cose che ha detto adesso Padellaro, non stiamo lì a dare la caccia ai fantasmi. Certo, se fra un mese, 2 mesi, i soldi in altri paesi europei saranno arrivati e da noi si saranno persi, non so per quale rivolo, e noi dovremmo ripresentarci da tutto il mondo a chiedere col cappello in mano: vogliamo altri 50, 100, 1000 miliardi. Questa prova, in realtà, la prova che stiamo vivendo in questi giorni è la più importante di tutte. Cioè, se le persone si accorgono che i soldi non arrivano, buonanotte, la fiducia nelle promesse, in tutte quelle dichiarazioni verrà meno. Quindi aspettiamo, vediamo, io sono fiducioso, spero, vedo già che questi decreti che ci mettono un mese e mezzo a essere partoriti, poi richiedono decreti attuativi, insomma, qualche esitazione ce l'ho, però ho fiducia, Senti penso Paolo, ma che di qui a un mese siete ancora aperti voi alla. Siete aperti all'area che tira fra un mese? beh, io sono stata aperta veramente parecchio quest'anno. Temo che sarò ancora aperta. Ma ecco, Non ho fatto se siete lockdown, aperti, diciamo. torniamo io e Padellaro e vediamo. Allora, se siete aperti, torniamo io e Padellaro e vediamo se i soldi sono arrivati. Vorrà dire che glielo Se riconosceremo a mi queste date ore. un giudizio su Certo, se Conte, non tutti sono e due? arrivati. Conte, promosso, bocciato, rimandato, cosa pensi? È scritto che è sufficiente, Conte, per te l'altro giorno? E quindi io l'ho promosso. Io e Padellaro abbiamo lo stesso giudizio. Lui un po' più generoso, io un po' più trattenuto, ma l'abbiamo promosso entrambi. A me all'inizio quel suo modo di portarsi, andare la sera, quando provocò quell'esodo pericoloso di milanesi che andavano al sud, mi diede anche fastidio, lo dissi pubblicamente, disse che era una mossa improvvida e torbida. Però poi mi sono ricreduto, contento lui, se gli piace andare tutte le sere in televisione a dire delle cose, diciamo la verità, un po' generiche, che poi non si traducono in fatti il mattino dopo, ognuno passa le sere come vuole. E a me non dà più fastidio, casomai cambio canale quando l'ho visto già 3-4 sere consecutive. Però penso che tutto sommato poi abbia tenuto il timone con dignità. Gli do la sufficienza piena, anzi, piena. Sufficienza piena. Professor Mieli, sufficienza piena.